Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessandra Ren e in questo video vi parlerò dei canoni di bellezza in Cina, come si stanno evolvendo e vi esporrò alcune ragazze che stanno avendo successo e che sono, diciamo, il modello di bellezza in Cina, come ad esempio noi abbiamo Kim Kardashian, Kylie Jenner e tutte queste robe qua, Chiara Ferragni. In Italia e nel mondo occidentale, vediamo nel mondo orientale quali sono i modelli. Parto col dire che io non rientro per nulla nei canoni di bellezza cinesi. A me dappertutto mi scambiano per una filippina o una coreana, proprio magari per il colore della pelle, che sono un po' più scuriccia. Infatti vi racconto una mia esperienza. Ci fu un'estate in cui andai al mare e mi abbronzai un sacco. Proprio in quell'estate i miei decisero di andare in Cina e lì iniziano a guardarmi come se io fossi un extraterrestre. Praticamente qui in Italia la gente ti guarda e dice: "Wow, quella si è abbronzata, è andata al mare, ha fatto bene, si è divertita". No, invece lì mi guardavano, facevano tipo: "Ma questa è africana". E io passavo tranquilla, disinvolta, loro che si giravano a guardarmi, io tipo: "Ma perché mi guardate?". È stata un'esperienza bruttissima. La gente ha questo standard che la bellezza oppure la persona perfetta per loro deve essere bianchissima. Ora vi spiegherò. Quindi, quali sono gli standard di bellezza, ovvero i canoni di bellezza in Cina? Bisogna avere gli occhi molto grandi. Molte persone in Cina si fanno chirurgie di bellezza, gli occhi, ciglia molto lunghe. Infatti molte persone si fanno le ciglia finte, l'extension e niente, sono attraenti le ciglia, mi piacciono le ciglia. Poi il naso deve essere appuntito e deve essere sottile, per questo esiste il make up o la chirurgia. Stessa cosa per il viso, perché deve avere la forma allungata e sottile. E per questo esistono molti prodotti di bellezza, tipo il rullino, queste cose qua che stanno inventando adesso, oppure le maschere che tirano tipo il volto, ma queste sono più cose giapponesi, perché i giapponesi sono davvero fissati con la chirurgia. In Cina credo un po' meno, però comunque c'è sempre la cura della persona. Riguardo al corpo, una donna cinese deve essere super magra, però diciamo che comunque attualmente i canoni si stanno evolvendo, stanno seguendo il passo della società. La donna deve essere alta, ma non troppo, non deve superare l'altezza del proprio partner e deve essere kawaii, ovvero infantile. Kawaii è un termine giapponese, coreano, quello che è. Però comunque sì, si segue quello standard di bellezza. Riguardo alla pelle, vi avevo già accennato che la donna, così come l'uomo, però ovviamente più la donna, deve avere la pelle bianca. Perché in antichità, se tu vedevi in Cina una persona abbronzata, ovvero col colorito scuro, voleva dire che quella persona andava a zappare nei campi. Quindi faceva lavori sotto il sole, stancanti, poiché comunque i cinesi non hanno questa abitudine di abbronzarsi al mare, quindi loro collegano questo colorito scuro al fatto che tu vai a lavorare sotto il sole, automaticamente ti collegano ad un rango di società inferiore. Quindi il colore della pelle molto chiaro in Cina sta a significare alto livello sociale, purezza, e per questo molte persone, molte donne cinesi vanno a schiarire il proprio colore della pelle. Molto usati sono tipo delle creme solari che vanno a proteggere sia la pelle, ma che la vanno anche a sbiancare. Le donne cinesi odiano tantissimo il sole e non le vedete mai andare in giro senza una protezione, tipo un berrettino, un cappellino. Questa cosa della pelle bianca non è solo un fattore di aspetto estetico, ma anche per la salute della pelle, che invecchia meno. Per questo sembra che molte donne cinesi non invecchino affatto. Ci sono tre parole chiave, ovvero Pai Fu Mei. Pai vuol dire bianco, Fu ricchezza e Mei bellezza. Una donna deve avere questi tre elementi per essere considerata bella. Pai si riferisce alla carnagione, quindi carnagione chiara, carnagione bianca. Fu si riferisce alla ricchezza materiale, quindi deve essere ricca, deve stare bene economicamente. E Mei si riferisce alla bellezza esteriore e alla bellezza fisica.
riguardo al corpo, deve essere snello e alto. C'era una mia amica che per vedere se era magra allo stato giusto chiudeva le gambe e doveva esserci tipo uno spazio, perché sennò era ingrassata e succedeva il fine mondo. Cioè diceva no, devo dimagrire, no. E io così, questo per dirvi proprio questi elementi quanto siano fondamentali per le ragazze cinesi. Alcuni personaggi di rilievo, donne modello, che seguono in Cina sono Fan Bingbing, attrice cinese, 41 anni. Liu Yifei, attrice cinese, 35 anni. Angela Baby, modella cinese, 34 anni, diventata famosa sui social. Yang Mi, attrice cinese, 36 anni. Praticamente, da come vediamo, sono più o meno capelli scuri, pelle chiara, magre, magrissime, bellissime, ricchissime, e quindi chi più ne ha più ne metta. Sono bellissime, però ci sono anche altre modelle che stanno prendendo piede. Ad esempio Ji Ke Junyi, cantante cinese di 35 anni con tonalità più scure di carnagione. Ed è davvero bello perché ci fa capire quanto il mondo sia davvero vario e quanto possa davvero cambiare e non restare sempre sugli stessi standard. Io comunque non sono mai rientrata in questi canoni di bellezza cinesi, perché sono un po' grassottella, ho il colorito della pelle un po' scuro, per questo da piccola ho avuto molti problemi di autostima, ma in realtà l'ho vissuta abbastanza bene, perché comunque la bellezza è solo e soltanto un limite che si pone la testa, e quindi secondo me bisognerebbe anche accettarsi per quel che si è e fare il proprio possibile per essere ciò che si vuole. Non vedo il motivo per il quale bisogna per forza seguire uno standard, se no sei brutta. Credo che anche se una persona magari non rientra in degli standard, l'importante è che ci arrivi mentalmente, pensando che tu sei lo standard di bellezza non di una società, ma di te stessa. E se tu ti accetti, secondo me è la maggior vittoria. Se io non mi accetto per quello che sono e voglio raggiungere dei miei standard, dei miei obiettivi che mi autoimpongo, è diverso da ciò che ti impone la società, perché la società è vasta. Però alla fine siamo tutti unici, siamo tutti speciali, e quindi amatevi per quello che siete e non svalutatevi perché non siete belle quanto delle fotomodelle, perché sennò resterete insoddisfatte per tutta la vostra vita, perché non potete essere qualcun altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento scrivendomi quale altro video posso portare. Io vi saluto, ciao!